noi non abbiamo per ora posto questa questione, perché è giusto che ci sia da parte nostra anche un risultato che deve essere la conseguenzialità della condivisione da parte del nostro elettorato. Riteniamo che il sindaco Cassì possa tranquillamente prendere come punto di riferimento anche quella che è la nostra posizione e quindi comunque essere a disposizione della comunità. Non facciamo parte di quella, di quegli schieramenti politici che antepongono i sostegni elettorali agli strapuntini. È logico che il risultato che dobbiamo conseguire ci porta anche ad avere la nostra dignità politica in giunta, ma non abbiamo posto come condizione del nostro sostegno un baratto politico che ci sta, che è legittimo. Per noi comunque non è ovviamente l'essenziale nei ragionamenti politici. Senti, si dice che avere un sindaco che abbia l'omologazione con il governo nazionale, regionale sia meglio. Qui che ne pensi? Ma io parto dal presupposto che le comunità debbono avere sindaci che lavorano e che amministrano, anche perché io sono stato l'esempio di una posizione politica locale che non si è trovata in assonanza politica con il governo regionale o nazionale. Questo non mi ha impedito ovviamente di poter portare grandi risultati importanti nelle comunità che ho amministrato. È logico che la comunanza politica può agevolare più che altro anche sulla tempistica, ma parto dal presupposto che se un sindaco è realmente degno di questo nome riesce comunque a portare risultati alla propria comunità. Posso io? Si parte dall'ottimo risultato che è stato fatto alle regionali anche in provincia di Ragusa e anche al comune di Ragusa. Volevo capire, ecco, l'ambizione di questa nuova campagna elettorale partendo proprio dai territori. Quello di consolidare in termini anche strutturali il risultato elettorale delle regionali, e questo lo si fa attraverso la creazione di classe dirigente che sul territorio abbia la capacità di interpretare questo messaggio di speranza che noi abbiamo avuto da parte dell'elettorato. Significa quindi tradurre anche in termini organizzativi, creando quindi stabilmente un'organizzazione del movimento, cosa che stiamo facendo in questo tour, proprio perché diventa importante trasformare il consenso in una anche strategia di coinvolgimento e quindi anche di contributo per le comunità nelle quali ovviamente abbiamo già dimostrato di avere una condivisione popolare. Grazie. Basta così, grazie. Sì, stiamo completando il tagliato. Poi un altro tagliato a metà giugno, però. Poi voi avete una certa età, quindi. Questo è carino. Siamo, siamo al giro di boa. Facciamo dire qualcosa al nuovo giudice. Certo. Onorevole, inizia questa sfida importante e molto impegnativa. Assolutamente una sfida importante e impegnativa. Lavoriamo già da diversi mesi alla formazione di una lista e devo dire che ci stiamo riuscendo abbastanza bene, anche con grande entusiasmo. Siamo certi che anche a Ragusa potremo non solo confermare quello che è stato il risultato delle regionali, ma addirittura puntiamo a migliorarlo in maniera assolutamente positiva e a dare il nostro contributo a questo progetto che ci auguriamo veda nuovamente sindaco Giuseppe Cassì. Abbiamo visto alcuni dei volti che saranno impegnati nella vostra lista, persone che dicono è la prima volta che ci mettiamo in gioco, però ci crediamo, volevo capire, ecco, quali sono le aspettative che riponete in questa campagna. Io non conosco, quindi io sì. Ah, mi abbracciate pure. Io preferisco sempre l'appellativo di sindaco, certo, per ora sono disoccupato da questo punto di vista, spero da qualche mese di poter ora utilizzare legittimamente il nome, perché ti assicuro che tra un altro preferisco quello di sindaco, senza discussione. Soprattutto lo stipendio. Senza discussione. Beh, ora si stanno adeguando, perché è pure giusto pure questo. Ragazzi, iniziate perché non mangiare. Iniziamo. Va bene. Venite, venite. No.
Ma sta luce qua così. Non è una luce abbastanza troppo soffusa. Signor sindaco, come stai? Va. Accendi. Apriamo. Questo qua porta ballante. Grazie. Apriamo il si possono accendere le luci? Le luci? Se questo si può girare da una parte. Grazie per essere qui, per la vostra presenza. Siamo a Ragusa oggi in continuità con quella che è stata la strategia politica amministrativa di Sud Chiama Nord, che ci vede sul territorio per la nostra... per confermare la nostra presenza sul territorio. Eravamo già stati a Ragusa, avevamo anticipato l'impegno di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca a sostegno della città di Ragusa per un progetto concreto che possa servire alla città. Oggi siamo qui a confermare il sostegno di Sud Chiama Nord al sindaco Cassì, lo facciamo con un progetto politico che ci vede protagonisti comunque del territorio in continuità con quello che è stato l'impegno che abbiamo sempre manifestato. Voglio salutare e ringraziare il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord Danilo Lo Giudice, il sindaco Giuseppe Cassì, candidato a queste amministrative, il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Apriamo i lavori di questa conferenza stampa dando la parola innanzitutto al nostro coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, che ha seguito fin dall'inizio le interlocuzioni sul territorio di Ragusa. Grazie Valeria, buongiorno a tutti. Torniamo. Vi assicuro che non sono stato lì. Sereni che non sono stato lì. Vi dicevo, torniamo a Ragusa con grande gioia per sostenere la candidatura di Giuseppe Cassì, del sindaco uscente. E sono state delle settimane, anche dei mesi molto, molto intensi di confronto, di presenza sul territorio. Abbiamo cercato di cogliere quelle che sono le criticità, le cose fatte, le cose non fatte nella città di Ragusa. E fin da subito abbiamo avuto la possibilità di dialogare con il collega sindaco Giuseppe Cassì, persona che si è mostrata disponibile al confronto e al dialogo, per poi arrivare a quella che è stata la sintesi e quindi ufficializzare il nostro sostegno al progetto politico che continua con Giuseppe Cassì sindaco.
quella che è la squadra che stiamo ormai ultimando, che abbiamo quasi ultimato, ci sono tanti volti nuovi, tanti giovani, tanti uomini e donne di buona volontà che sono pronti a dare il loro contributo, a scendere in campo in prima persona, a dare il contributo per la città di Ragusa, per vederla crescere e migliorare. Noi abbiamo fatto in occasione delle scorse regionali un risultato straordinario a Ragusa, un risultato importante in tutta la provincia di Ragusa, che ha visto il nostro movimento essere davvero protagonisti. È chiaro che adesso l'obiettivo è quello non solo di confermare quel risultato straordinario, ma al contempo di riuscire a creare le condizioni per creare nuova classe dirigente, per avere delle persone al governo di questa città, per poter dare il nostro contributo in maniera reale e concreta. E quindi abbiamo iniziato adesso questo tour di conferenze stampa che stiamo facendo in tutte le province. Abbiamo già fatto Catania, dove abbiamo presentato quella che è una giovane promessa, il nostro candidato sindaco Gabriele Savo. Oggi siamo a Ragusa e proseguiremo anche nelle prossime settimane quello che è il tour, e nei prossimi giorni quello che è il tour di incontri provincia per provincia, proprio per testimoniare come il percorso che abbiamo intrapreso in occasione delle regionali deve continuare, ma soprattutto deve vedere nuova classe dirigente. La città di Ragusa è una città meravigliosa che merita di continuare quel percorso di crescita che è stato già avviato nei 5 anni passati, e noi abbiamo di buon grado accettato di partecipare, di poter dare il nostro contributo con Giuseppe Cassì, anche perché fin da subito si è trovata un'intesa fatta di serietà, fatta di competenza, fatta di regole certe, mi permetto di dire, fatta di buona amministrazione allo stesso tempo, e quindi in quella che è una normale dialettica che avviene tra forze politiche, tra realtà differenti che non si conoscono, ci siamo conosciuti, abbiamo avuto modo, mi permetto di dire, di apprezzarci gli uni con gli altri. Credo che sia importante che quello che noi amiamo chiamare come il modello messino, ovvero quel modello di buon governo, di buona amministrazione, di risultati, di politica del fare, possa avere un pezzo di strategia concreta anche all'interno della città di Ragusa, e sono certo che dal 29 maggio riprenderemo anche nella città di Ragusa questo percorso fatto di buona amministrazione con Giuseppe Cassì sindaco e con i nostri rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale e del Governo cittadino. Grazie di cuore a voi, ovviamente stateci vicino, continuate a seguirci, perché noi mettiamo in campo la nostra buona volontà, il nostro impegno, la nostra passione, la nostra determinazione, ma come dico sempre, siete voi, sono i cittadini a fare la differenza, e dovete essere voi i protagonisti di questo percorso di crescita della città di Ragusa. Grazie. Grazie Danilo Lo Giudice, do adesso la parola al sindaco Giuseppe Cassì, grazie. Grazie a tutti. Intanto volevo far notare una cosa: a questo tavolo siamo seduti 3 sindaci, comunque 3 che hanno passato questa esperienza, perché Danilo è sindaco in carica, come me, conosciamo tutti Cateno De Luca, quello che ha fatto, insomma, la sua attività da sindaco in città di Messina. Allora io come sindaco e con la mentalità da sindaco e con l'approccio da sindaco a tutti i problemi, ho necessità di trovare in questo cammino che spero di proseguire per i prossimi 5 anni, questo cammino che non c'è, in questo cammino che spero di proseguire per i prossimi 5 anni, persone che sanno come si gestisce una città, che o perlomeno imparano a farlo, che hanno come punto di riferimento esclusivamente questo. A noi interessa amministrare e gestire la città, risolvere i problemi della gente, intercettare le loro esigenze, stare in mezzo alla gente per capire quello che funziona, quello che non funziona, per capire dove intervenire. In questo senso ho avviato, come sapete tutti presenti, delle interlocuzioni per trovare delle persone disponibili ad accompagnarmi in questo cammino, e devo dire, con la mente sgombra, aperta, ho fatto solo una precisazione, ho scelto, come tutti sapete, di non andare avanti in questo percorso con l'appoggio di partiti politici, ho fatto questa scelta, l'ho comunicata, mi sono aperto al mondo dei movimenti civici, dei movimenti politici presenti anche in città o comunque di nuova formazione, ho conosciuto le scorse settimane delle persone che a Ragusa rappresentano il movimento del sindaco
l'onorevole De Luca, e ho trovato delle persone per bene, persone disposte a spendersi nel territorio, persone con i quali c'è stata subito un'empatia ed una un'intesa che mi ha subito fatto capire che poteva essere veramente una strada giusta quella da percorrere insieme. Io ho bisogno di persone motivate, ho bisogno di persone che hanno come punto di riferimento l'interesse e il bene della città e dei cittadini. Non ho bisogno di persone legate ad ideologie politiche, ormai secondo me, non solo secondo me, ma secondo un'opinione penso ormai condivisa dai più, ideologie che non interessano più nessuno, possiamo dirlo, e quindi si tratta veramente di boccarsi le maniche, fare qualcosa di utile per la città. Io chiaramente parto da un'esperienza amministrativa in questi 5 anni che ha portato, a mio giudizio, la città di Ragusa in una posizione, diciamo, di crescita. Abbiamo creato le basi, abbiamo fatto tanto per migliorare le condizioni di questa città in contesti complicatissimi, come tutti noi sappiamo. Non sto qui a dire quello che è successo e non ho mai cercato giustificazione o scuse per tutto quello che è successo. Siamo sempre andati avanti per cercare di sviluppare il nostro programma amministrativo. Lo abbiamo fatto con grande passione, con grande intensità, quella passione e quell'intensità che certamente tutti quanti riconosciamo in Catena De Luca, e quindi è sembrato naturale nel momento in cui apro ai movimenti politici in città andare anche a cercare il consenso e l'appoggio del movimento di Catena De Luca. Non era scontato che Catena De Luca e i suoi collaboratori, ho conosciuto Danilo, sono visti un paio di volte, non era scontato che questo movimento scegliesse di fare questo percorso insieme a me. So che ci sono state le interlocuzioni anche con altri candidati. Alla fine il fatto che sia stato scelto il sindaco Cassì per una prosecuzione del mandato mi fa pensare almeno 2 cose. La prima è che qualcosa di buono è stato fatto in questi 5 anni, perché altrimenti non sarebbe stato così. E la seconda, che si è intravisto la possibilità di fare un percorso insieme, un percorso comune, che c'è una condivisione su alcuni principi, su alcuni valori, ma soprattutto sull'idea di fare qualcosa di utile per la città. Noi stiamo assistendo anche oggi, anche in questi giorni, alle difficoltà che hanno le coalizioni partitiche di trovare intese che si basano quasi esclusivamente sulla ricerca del candidato migliore, sulla base di accordi di riempimento di luoghi di potere. Cioè, questo è tutto quello che io, da cui mi voglio tenere distante. È chiaro che faremo dei ragionamenti di coalizione, di coinvolgimento in attività amministrativa, però li faremo con la mente libera, evitando qualunque pregiudizio, qualunque condizionamento a monte. E questa è la scelta che ho fatto, sto portando avanti. Sapete che la coalizione è composita, ci saranno altri movimenti civici presenti in città, con l'augurio e la speranza di poter continuare questa esperienza amministrativa, che ripeto è stata secondo me molto molto positiva. Ovviamente diremo nelle prossime settimane che mancano da qui al voto tutto quello che è stato fatto in questi 5 anni, tutto quello che è stato fatto che non è stato fatto, perché la coerenza e l'onestà intellettuale nel dire la verità è sempre la cosa giusta, con la consapevolezza comunque, qui i sindaci mi possono capire quando dico questa cosa, che il sindaco non si può nascondere, tutto quello che fa il sindaco si vede, tutto quello che succede nella città è misurabile in qualunque momento, a differenza di altri incarichi politici che invece lasciano margini alla fantasia, che uno può dire di aver fatto delle cose ma che poi magari non sono vere. Il sindaco quello che fa si vede, e quindi vorrei essere valutato per la prossima tornata elettorale per quello che è stato fatto e anche per quello che non è stato fatto, perché è chiaro che si può sempre migliorare e fare meglio, e io sono convinto che questi riscontri li avremo, perché la città è in grande evoluzione, in grande fermento, e l'idea di misurarmi con la gente è proprio quello che voglio fare e quello che mi viene meglio. Io sono un agonista, ho passato da sportivo, nello sport è la stessa cosa, quando fai bene si vede subito, se tu giochi male una partita non puoi dire di aver giocato bene, hai giocato male e tutti se ne accorgono. Per il sindaco credetemi la stessa cosa. A breve sapremo se la città di Ragusa ha apprezzato quello che è stato fatto oppure no, e ci sottoponiamo con grande serenità, grande determinazione al giudizio degli elettori. Grazie a voi.
Giuseppe Cassì e adesso la parola al leader di Sud Chiama Nord, l'onorevole Cateno De Luca. Grazie, intanto voglio ringraziare tutti i ragusani che ci hanno dato un grande consenso alle elezioni regionali, voglio anche ringraziare i nostri candidati e le nostre candidate alle elezioni regionali. E da questa prima esperienza è nato anche un progetto per la città di Ragusa e stiamo oggi anche discutendo per quanto riguarda gli altri comuni dove si vota e il nostro auspicio è di avere anche a Ragusa la presenza in tutti i comuni dove si rinnoveranno i consigli comunali e quindi anche le amministrazioni comunali. Mi auguro che da questa tappa si possano creare le condizioni che abbiamo anche già riscontrato a Ragusa città e per questo voglio ringraziare anche chi si è intestato intanto questo progetto organizzativo. Ringrazio non solo Saverio Buscemi ma anche gli altri candidati che già si sono spesi alle regionali, già ne vedo qua altri, tutti i candidati e le candidate che si sono oggi schierate per questo progetto di rinnovamento. Noi stiamo facendo delle scelte chiare e nette e ci tengo anche a sottolinearle a Ragusa. Non stiamo candidando consiglieri comunali uscenti, non perché da questo punto di vista abbiamo dei pregiudizi, ma perché stiamo mettendo a sistema quella che è la nostra scelta di rinnovare la classe politica e quindi una scelta di campo ben precisa di cui ovviamente ne paghiamo anche le conseguenze, perché è ovvio che chi in questo momento è nei palazzi municipali da questo punto di vista potrebbe anche rappresentare una garanzia magari dei cosiddetti portatori di voti. Noi, la nostra esperienza invece dimostra che siamo portatori di idee e su questa base la gente ci ha apprezzato e alle elezioni regionali abbiamo avuto un risultato eclatante sulla scorta di questo ragionamento chiaro che abbiamo fatto agli elettori. Per quanto riguarda la scelta su Ragusa, io vi posso dire solo una cosa, io non ho incontrato altri candidati a sindaco, non so neanche chi sono. E non mi interessa incontrarli o conoscerli da questo punto di vista. Ovviamente il rispetto va per tutti i candidati che ritengono di avere le ricette giuste per contribuire a migliorare la propria comunità. Da questo punto di vista le competizioni elettorali servono anche per poter mettere in bella vista le ricette. Parto da un altro presupposto su Ragusa e qui lo dico anche da sindaco, proseguire un lavoro iniziato bene è fondamentale. Se io dovessi dare un consiglio, mi permetto di dire questo, a una comunità è quello di consentire la prosecuzione del buon lavoro che è stato fatto. Certo, i sindaci che non accettano l'etichettatura di origine o anche quella di avere da questo punto di vista il padrino politico che ti viene a battesimo e poi ovviamente prosegue al tuo fianco, è logico che danno un po' fastidio e io ovviamente ho apprezzato anche quella che è stata la scelta di Cassì. Se io faccio il sindaco, alla fine i problemi non hanno colori politici e di conseguenza penso ad amministrare. Il mio obiettivo è amministrare la città e quindi da questo punto di vista voglio continuare questa esperienza non caratterizzandola sotto il profilo politico. E a noi questo sta bene perché siamo un movimento che parte esattamente dall'esperienza civica, perché voglio ricordare a me stesso che noi abbiamo iniziato la traversata nel deserto il 18 di marzo del 2007 partendo con il Movimento Civico Sicilia Vera e l'abbiamo portata avanti
a differenza di altri che magari avevano iniziato questo percorso con noi e alla prima occasione, al primo terremoto, hanno avuto sentore che era più opportuno cambiare aria, noi invece siamo rimasti sempre lì. E quindi da questo punto di vista, come vedete, non abbiamo fatto altro che mettere a sistema un'esperienza civica che è partita dalla Riviera Ionica, da Fiume di Nisi, poi è arrivata su Messina, poi col 25 di settembre è stata sdoganata in ambito regionale e nazionale, perché Sud chiama Nord non è altro che la prosecuzione di questa esperienza. Quindi c'è un elemento per noi già fondamentale del secondo. Il primo è che Cassì ha amministrato bene e merita di completare il suo lavoro. Il secondo è che la nostra esperienza civica oggi è messa a sistema su Ragusa da una scelta coraggiosa che fa Cassì, e a noi va bene anche questo. Non abbiamo chiesto e non abbiamo messo condizionamenti particolari, perché mi è stato chiesto poco fa anche dai giornalisti, entriamo in giunta, non entriamo in giunta. Ho detto: guardate, per me già questi sono i due elementi che ci portano a fare una lista di rinnovamento nei confronti di Cassì. Sarà poi l'elettore e l'elettorato a stabilire se meritiamo di entrare anche nella squadra di Cassì da un punto di vista intanto di gradimento della nostra presenza. Come dall'altro lato sarà cura di Cassì valutare nei suoi ragionamenti complessivi se ritiene che una forza civica che oggi è diventato la prima forza a livello regionale, perché io voglio ricordare che le liste che hanno sostenuto il nostro raggruppamento, tutte civiche, hanno rappresentato la prima forza alle elezioni regionali, e di conseguenza sarà una valutazione del sindaco se riterrà, rispetto alla sua visione, di avere nella sua squadra di assessori un nostro o una nostra rappresentante. Certamente noi non abbiamo posto a Cassì delle condizioni o dei condizionamenti, perché uno che fa la scelta comunque di andare avanti con una strategia civica vuol dire che è uno che i condizionamenti non li ama tanto. E io su questo sono d'accordo. Perché? Perché sono uno anche che la pensa in questi termini, e di conseguenza quella che è la famosa regola. Sai che la prima regola che insegnano ad alcuni politici di professione quando vanno ad Oxford a ripassare, sono andati ad Oxford a studiare, è: chi c'è per mia? Questa regola a noi non ci appartiene, appartiene ad altri. Ed ecco perché assistiamo a queste sedute spiritiche dove si siedono questi soloni della politica per scegliere il personaggio che possa rappresentare il meglio per che cosa? Il meglio per le loro logiche clientelari, ve lo dico con molta onestà, perché poi questo è il livello delle scelte che spesso si consumano in questi tavoli, ai quali noi non abbiamo mai partecipato e non vogliamo partecipare. Partiamo sempre dal presupposto che le comunità debbono essere messe in condizioni di poter scegliere la persona che è più funzionale agli interessi della comunità e non invece agli interessi dei partiti. Questa è stata una valutazione che abbiamo fatto in termini chiari, ed ecco perché oggi siamo qui ad ufficializzare il nostro sostegno per una prosecuzione di un progetto che già ha dato i suoi risultati e, mi permetto di dire, deve continuarli a dare. Questo ovviamente lo dico a tutti i nostri candidati e alle nostre candidate. Ci impone di dare il meglio in questa campagna elettorale, perché è una occasione importante per strutturare anche quello che è, da un punto di vista organizzativo, il movimento, e di portare all'interno del Palazzo Municipale, anche a Ragusa,
quelle che sono comunque le nostre visioni di amministrazione e di buona amministrazione. E su questo è ovvio che ciascuno di voi avrà la responsabilità di fare una campagna elettorale proprio all'insegna dei nostri principi. Sulla scorta di questo sottolineo anche un aspetto. Noi non ci siamo fatti tirare dalla giacca da nessuno, neanche a Ragusa. Questo è importante tenerlo presente. Anche perché quelle chiacchiere che io sentivo nel Parlamento, perché sai, nel Parlamento si parla. Poi il duc si conchiude e nausa cosa. Perché a differenza di ciò che fa un sindaco, come hai detto bene, che mi chiedono anche sempre, ma lei che è stato andato all'aldilà il 25 d'ottobre è ritornato, ora che comunque nel Parlamento, ma perché deve ritornare a fare il sindaco? E io gli ho detto, guardate che per me fare il sindaco significa tenere comunque i piedi per terra e soprattutto non ubriacarmi di quelli che sono i fasti del palazzo. Perché un sindaco ogni giorno appunto deve correre, deve affrontare problemi e li deve risolvere, perché comunque non è che sta a Palermo, sta nella via X dove comunque i cittadini sanno anche dove andare a bussare. Quindi che cosa significa questo? Che a differenza di quelli che di professione fanno fuffa, e ce ne abbiamo maestri di fuffa, che voi li sentite parlare per un'ora, dopodiché magari vi interrogate, ma che mica ha detto? Oh, questi sono i maestri della fuffa. La differenza, vedete, tra i maestri della fuffa e chi sta in trincea è proprio questa. Il sindaco deve dare conto ogni giorno di quello che fa. E questo, vedete, mi è sempre servito, e spero che i taorminesi possano cogliere questa occasione di avere a disposizione comunque una persona di esperienza, perché aver amministrato tre comuni diversi, di dimensione diversa e di mentalità diversa, è logico che diventa una risorsa. Quindi un comune come Taormina, che è al dissesto, cioè l'hanno stuprato, politicamente stuprato, una comunità che fa 1.200.000 presenze turistiche l'anno, immaginate, è ridotta al dissesto. Queste poi purtroppo sono le conseguenze magari di quei sindaci che si sentono blasonati e battezzati dai partiti. Quindi amministrare è ovviamente un elemento che ti porta a misurarti ogni giorno, e su questo noi ovviamente sposiamo la logica dell'amministrazione piuttosto che degli interessi politici. Va da sé che se voi sarete bravi a contribuire a quella che in ogni caso è l'attività amministrativa, l'elettore vi premierà. Noi partiamo dal presupposto che dal buon governo si crea il consenso, non si crea il consenso occupando invece le istituzioni e facendo clientela. Quella è una visione parassitaria delle istituzioni che non ci appartiene, e questo è l'altro elemento che ci ha portato su Ragusa a fare una scelta chiara, perché quando nel Parlamento si parlava ovviamente sentivamo l'odore dell'occupazione dell'istituzione, e ne abbiamo sentite, caro mio, quindi abbiamo capito che i progetti alternativi a quello di Giuseppe Cassì, da quello che ho avuto modo di constatare, perché ripeto, nel Parlamento si parla, non è un progetto che porta la ricetta giusta per Ragusa, perché la ricetta giusta per Ragusa c'era, c'è e ci sarà, ed è Cassì. Grazie. Allora, ci spostiamo adesso tra un po' per l'inaugurazione del comitato elettorale in piazza Igea, per gli amici insomma, che vogliono seguirci. Scusate, un fuori programma, io a Cassì regalo ovviamente la nostra maglietta, eccola qui.
E poi, un'altra cosa fuori programma, gli chiedo ufficialmente, durante la dichiarazione dei redditi, se non ha impegni politici, di donare il suo 2 per 1000 per Sud, chiama Nord, ma lo potete fare tutti quanti. Impegni politici non li ha. Resta sicuro.